Sono e siamo noi come famiglia, come dirigenza, molto soddisfatti perché abbiamo entrambe le nostre società, l'Italservice Loreto Basket e l'Italservice Calcio 5, che entrambe si approcciano ai playoff, quindi possiamo dire che siamo le uniche società qua di Pesaro che si giocano delle finali playoff per cercare di l'Italservice vincere lo scudetto e il Loreto per salire di categoria. C'è una grossa soddisfazione, un grosso entusiasmo, una grande emozione, perché io come presidente, è la prima volta che vivo dei playoff come presidente di una squadra di pallacanestro, è la prima volta che vivo dei playoff e ecco, speriamo così, quello che ho detto anche alla squadra, quello che dico sempre, speriamo di andare il più lontano possibile e di creare tanto entusiasmo qua a Pesaro tra i nostri tifosi. La sfida con Senigallia, come la vede? La sfida con Senigallia è una sfida molto intrigante, tra l'altro c'è anche una curiosità, il nostro direttore generale Federico Ligi è stato per tanti anni direttore generale di Senigallia, quindi ecco, sarà ancora più emozionante. Io la vedo in maniera positiva, iniziamo domani, quindi la prima partita sarà domani sera e Senigallia è una squadra molto forte, molto ben organizzata e strutturata, molto ben costruita, però siamo molto molto fiduciosi perché comunque l'Italservice Loreto Basket, soprattutto nel girone di ritorno, ma anche nella seconda fase, è cresciuta tantissimo, quindi ecco, una squadra completamente nuova, i giocatori si sono dovuti amalgamare, conoscere e dopo una prima fase un pochino di difficoltà, poi abbiamo preso bene, i giocatori si sono sciolti, si sono conosciuti, quindi io sono molto ottimista. Italservice Pesaro Calcio 5, che come Loreto Basket inizierà in trasferta, si parte. Quarti di finale, gara 1, venerdì sera a Roma contro l'Olympus. Siamo anche lì molto ottimisti perché c'è una grande soddisfazione in quanto l'anno scorso noi veniamo da una stagione un pochino disgraziata, tra virgolette, per vari motivi che sappiamo tutti, la riforma, siamo partiti tardi a costruire la squadra, quindi l'anno scorso abbiamo giocato dei play-out, abbiamo rischiato di retrocedere. Chiaramente quest'anno con le nuove regole ci siamo adeguati alla perfezione, al nuovo regolamento, quindi abbiamo costruito anche qui una squadra molto competitiva che è riuscita ad arrivare ottava e quindi giocarsi questi playoff. Non dimentichiamoci che sarebbero bastati 3 o 4 punti in più e saremmo arrivati quinti, quindi questa dimostrazione che abbiamo fatto un ottimo campionato. E proprio per questo, in proiezione, anche qui siamo ottimisti, perché comunque l'Olympus è vero che è una squadra molto ben costruita, chiaramente sono arrivati primi con un largo distacco sulla seconda, però comunque hanno dei punti deboli che sicuramente il nostro allenatore saprà cogliere, saprà attaccare e quindi ecco, ti dico la verità, anche qui lo vediamo con un grande positivismo, un grande ottimismo e quindi io anche qui sono fiducioso perché comunque ho visto la squadra che ultimamente si è allenata bene, ha giocato bene, i giocatori hanno una grandissima voglia di essere riconfermati qui a Pesaro e quindi sicuramente daranno il 200% in campo.